Buonasera a tutti e tutte, grazie Paola Imperatore per aprire insieme a me, anzi io apro insieme a te questa quarta edizione di Sharebooks Festival. E come già diceva Giacomo nella presentazione, parliamo di un libro di ecologia politica, per essere più precise e precisi, l'era della giustizia climatica, prospettive politiche per una transizione ecologica dal basso. Il libro è stato scritto nel 2023, fa un resoconto complessivo di quelle che sono le lotte, di quelli che sono i processi trasformativi, sia dall'alto, quindi sia dal punto di vista del capitalismo, sia soprattutto dal punto di vista dei movimenti sociali. Io non mi dilungo con questa introduzione perché entrerei con Paola subito nelle tante tematiche che sono state affrontate nel libro. E una di queste è, ovviamente il libro parla di giustizia climatica. Che cos'è la giustizia climatica? Come si trasforma nel corso degli anni e come questa giustizia climatica in qualche modo ha trainato anche una trasformazione ontologica, direi, del concetto di ambientalismo. E voi nella prima parte, nella parte introduttiva, segnalate alcuni passaggi, ad esempio uno importante è la conferenza dei popoli di Rio del 1992 e ovviamente il movimento No Global, dove per la prima volta il tema, diciamo tra le prime volte, ma sicuramente per la prima volta a livello globale, il tema dell'ambiente si sgancia, diciamo, da una sua natura classica e si intreccia con quelle che sono le oppressioni di classe, le oppressioni di genere, le oppressioni razziali. Bene, come possiamo tracciare una prospettiva? C'è una cosa che avete citato come metafora, che è una metafora abbastanza consueta quando si parla della catastrofe ecologica, ed è una frase che viene detta: siamo tutti sulla stessa barca. In realtà questo libro parte proprio spiegandoci perché non siamo tutti sulla stessa barca. A te Paola. Buon pomeriggio a tutti e tutte. Grazie Antonio per l'introduzione, grazie a Sharebooks a nome mio e di Emanuele Leonardi per averci coinvolto e invitato in questa occasione. Ci fa molto piacere essere qui perché crediamo che questo dibattito abbia senso solo se continua a vivere in un continuo dialogo collettivo, in un continuo confronto, per cui diciamo questa occasione ci gratifica molto. E parto dal primo spunto che Antonio ha condiviso. Il nostro libro appunto parte un po' da questo ragionamento intorno alla metamorfosi della giustizia climatica, del suo significato, prendendo un po' le mosse da quello che diceva poco prima Antonio, ovvero la narrazione della crisi climatica come sì una crisi planetaria che per la prima volta interessa il globo nella sua complessità, ma allo stesso tempo come la prima sfida tra le tante che davvero ci mette tutti e tutte sulla stessa barca. Questa è una delle narrazioni attraverso cui il tema della questione climatica è entrata negli ultimi anni nel dibattito politico e pubblico. La nostra prospettiva è che invece questo modo di trattare la crisi climatica sia un modo per sterilizzarne il significato e svuotarne della sua dimensione radicale e trasformativa. Per quale motivo? Perché è vero di sicuro che questa è la prima volta in cui ci troviamo in una sfida di natura globale, ma allo stesso tempo il modo in cui l'esposizione alla crisi climatica e anche le cause della crisi climatica ricadono sulle persone è molto differenziata in base ad una serie di oppressioni già esistenti, oppressione di classe, oppressioni di genere, di razza, tra virgolette, di provenienza o di età.
tutte queste dinamiche, quindi il modo in cui noi siamo posizionate dentro un ordine sociale, influenza in modo significativo sia il nostro contributo alla crisi climatica e quindi a tutti quei processi che generano il riscaldamento globale e il degrado ecologico, ma anche il modo differenziato in cui siamo esposte ed esposti alle conseguenze di questa catastrofe. Giusto per fare degli esempi, no, di come la questione di oppressione, di diciamo ingiustizia sociale preesistente e crisi climatica si intrecciano, riporto alcuni dati. Se noi guardiamo per esempio al tema del cambiamento climatico, registriamo un dato significativo: l'80% dei rifugiati climatici è composto da donne. Se noi spostiamo questa analisi guardando per esempio alla dimensione di classe, noi ci rendiamo conto, prendendo i dati dell'ondata di calore che si è abbattuta sull'Europa nel 2003, che la maggior parte, circa 70% delle vittime, si è registrata tra le classi popolari, ovvero quegli strati della società che avevano meno strumenti per difendersi dal caldo, che avevano case più piccole, che non avevano sistemi di aerazione che potevano mitigare l'ondata di calore o che erano costretti a vivere in case sovraffollate o addirittura non avevano una casa. E ancora una volta vediamo l'intreccio, no, tra classe e crisi climatica. Lo vediamo anche se guardiamo la dimensione, diciamo, razziale. Prendendo per esempio i dati dell'uragano Katrina che si è abbattuto nel 2005 negli Stati Uniti, noi vediamo che l'80% delle persone tra vittime, quindi persone morte e disperse, è composto da popolazione nera. Ma questo dato non è dovuto al fatto che in quel territorio l'80% della popolazione fosse nera e quindi, no, possiamo ipotizzare un legame proporzionale, ma al contrario è legato al fatto che, pur non essendo la maggioranza, era la popolazione razzializzata quella più esposta al degrado ecologico, a vivere nelle aree con un più ampio dissesto idrogeologico e quindi più esposta alle conseguenze di alluvioni, uragani o fenomeni climatici avversi. Questi esempi che cosa ci mostrano? Ci mostrano una situazione diversa che noi abbiamo in qualche modo tentato di chiamare, di nominare attraverso altre parole. Non abbiamo parlato di una crisi che ci vede tutti sulla stessa barca, anzi temiamo che questa narrazione, come quella dell'antropocene, rischi di appiattire le responsabilità esistenti e le differenze che esistono e quindi anche ci impedisca di trovare le politiche climatiche e ambientali giuste, ma al contrario ci troviamo in una stessa tempesta ma con mezzi molto diversi a seconda delle nostre possibilità. Questi dati sono evidenti anche se guardiamo, per fare un esempio tra i tanti, ai dati forniti dall'Oxfam, che già nel 2015, ma poi anche negli anni successivi, ha messo in evidenza che c'è una forte asimmetria, non solo diciamo di responsabilità nella crisi climatica, non solo per quanto riguarda i consumi. Noi sappiamo infatti che la ristrettissima percentuale di ricchi del mondo inquinano e producono emissioni per il 50% del totale, ma se noi spostiamo l'attenzione dalla dimensione del consumo a quella della produzione, quindi di chi decide quali sono le produzioni e quanto queste produzioni impattano sul clima, ci rendiamo conto che questo 1% più ricco del pianeta non solo consuma più di chiunque altro, ma incide sulle decisioni economiche e finanziarie in modo, diciamo, completamente smisurato rispetto a noi comuni mortali. Andando quindi a individuare e a osservare anche la dimensione finanziaria, noi abbiamo un dato che secondo noi è davvero chiaro e allarmante. Un miliardario carbonico, come l'ha nominato l'Oxfam, produce 2 milioni di volte di CO2 rispetto a un considerato povero climatico. Qual è però l'elemento, diciamo, significativo che abbiamo cercato di evidenziare nel libro? È che questa asimmetria che esiste da sempre viene messa al centro del discorso politico e delle battaglie politiche dall'emergere di un ampio e globale movimento climatico che inizia a mettere nero su bianco questa contraddizione, smaschera questa narrazione, fa intravedere quali sono, diciamo, le strategie politiche che risiedono dietro questo tipo di narrazioni della stessa barca o dell'antropocene, e in più evidenziano un'altra cosa,
che non solo il sistema delle COP è fallito, non ha prodotto i risultati desiderati, ma questo è avvenuto proprio perché c'è una parte dell'elite che non ha nessuna intenzione di risolvere il problema. Quindi non abbiamo a che vedere con delle elite che non riescono, nonostante lo sforzo, non riescono a risolverlo. Abbiamo delle elite che non sono interessate a prendere sul serio questo tema. E a questo proposito, vado chiudendo, abbiamo scelto proprio di parlare di secessione dell'elite, quindi di una, insomma, tentativo piuttosto palese dell'elite di portare avanti questo sistema economico e anzi di cogliere la crisi climatica come opportunità redditizia per aprirsi nuovi settori di mercato. E con questo, diciamo, chiudo con questa prima, diciamo, introduzione. Grazie mille Paola, tra l'altro mi aggancio a quello che dicevi introducendo un po' il tema che ci porta al primo capitolo, dove parlate della transizione ecologica dall'alto. Qua faccio una brevissima premessa: il termine transizione ecologica dal punto di vista della narrazione mainstream, della narrazione politica, esiste relativamente da poco. In realtà dal punto di vista delle strategie del capitalismo è qualcosa a cui associamo da diversi decenni, no? Potremmo dire alla crisi petrolifera del 72-73. E che cosa succede? C'è, diciamo, una tendenza da parte di alcune elite a dire: bene, siamo effettivamente dentro un contesto di crisi ecologica planetaria. C'è stato però un problema storico dell'economia neoliberale, di non riuscire in qualche modo a configurare le esternalità negative. Ma il problema come lo risolviamo? Lo risolviamo con la stessa economia, con lo stesso approccio, le stesse tipologie, cercando in qualche modo di dare un prezzo alla natura. Lele, che è il coautore, no, spesso ha insistito sulla questione, come ha fatto Gorz in precedenza e tantissimi altri studiosi e studiose, sulla valorizzazione del limite ambientale. Quindi il limite ambientale diventa negli anni una risorsa per il capitalismo, in qualche modo per rigenerare se stesso, quindi diventa un asset strategico. Bene, e questo probabilmente ci fa avere una percezione diversa dell'idea di transizione ecologica dall'alto, quindi come una vera e propria strategia del capitalismo. È chiaro che ci troviamo in una fase in cui non è per niente lineare, no? Se vediamo le ultime COP hanno sdoganato, basta pensare dove è stata fatta l'ultima COP, no? Proprio in uno dei paesi ancora maggiormente legati al fossile, però effettivamente questa tendenza potremmo un po' in qualche modo inquadrarla meglio. Ti ringrazio per questo spunto, perché mi dà l'occasione di riportare, no, alcune delle riflessioni che abbiamo sviluppato più dettagliatamente all'interno del libro. La prima, appunto, ha a che vedere con quello che dicevi tu, ovvero la capacità del capitalismo di trasformare il limite in una nuova risorsa. Questo ci parla di una caratteristica peculiare proprio del capitalismo nella sua fase più avanzata, quindi nella sua fase neoliberale, perché appunto il dibattito sulla questione climatica nasce proprio a seguito del boom economico, quindi della messa in evidenza di un limite ecologico di questa avanzata economica. Ecco che il sistema neoliberale, gli attori finanziari riescono in qualche modo, no, messi un po' con le spalle al muro dalle critiche che provengono dal mondo ecologico e da molti altri, a sostenere che, se è vero, perché viene riconosciuto, no, che il mercato ha prodotto tutta una serie di danni ambientali, è vero che solo il mercato, con le sue conoscenze tecniche, con le sue risorse, con il suo capitale, potrà dare la risposta al problema che esso stesso ha creato. E quindi questo è un po', diciamo, il tema, il perno su cui poi si è sviluppato anche il sistema delle COP, tanto da creare intorno alla CO2, che era l'oggetto, il principale tema per cui questa governance climatica internazionale si era in qualche modo consolidata, a trasformare la CO2 da un problema a un oggetto interno ad un mercato, quindi a internalizzare il problema attraverso meccanismi di mercato. Come sappiamo,
Oggi esiste per l'appunto un mercato della CO2 che consente agli stati di scambiarsi la CO2 avanzata o prodotta con altri, quindi questo è molto, diciamo, evidenzia molto la capacità del capitalismo di trarre opportunità di mercato dagli scarti. Questa cosa la vediamo molto palesemente sulla governance climatica, anche se non è l'unica. Giusto per fare un attimo un esempio che può sembrare fuori tema, ma credo in realtà sia importante, abbiamo visto in questi anni come si sia più volte proposto di creare termovalorizzatori o inceneritori usando rifiuti e quindi innescare un nuovo ciclo produttivo economico dallo scarto. Lo vediamo sul tema dell'estrattivismo e delle cave, come si utilizzino in qualche modo i detriti dell'escavazione per produrre e innescare nuovi mercati, quindi quelle briciole di montagna che prima erano il problema denunciato dai movimenti ecologisti diventano un nuovo mercato, una nuova opportunità di slancio per questi attori. Quindi questo è un elemento costitutivo, costituente dei mercati neoliberali. E la transizione ecologica recupera esattamente questo impianto teorico ponendolo, no, come risposta a una crisi, a una contraddizione che è stata sempre di più palesata in questi anni dei movimenti climatici. Ci tengo però a sottolineare, giustamente tu dicevi, il tema della transizione ecologica, anche se entra, diciamo, più frequentemente nel nostro dibattito negli ultimi anni, in realtà è una storia che è più vecchia. Ecco, colgo l'occasione per sottolineare che anche il concetto stesso di transizione ecologica, di just transition, quindi transizione giusta, è un concetto che deve le sue origini al movimento operaio, al movimento sindacale che negli Stati Uniti già negli anni 70 iniziava a porsi la questione di rimettere a sistema, ricreare rapporti sinergici tra ecologia, quindi ambiente di vita del quotidiano, e lavoro, e che la riflessione, il primo sciopero ambientalista fatto dal movimento sindacale viene datato al 73 e fu organizzato dal sindacato dei chimici e dei petrolchimici degli Stati Uniti, e questo concetto poi emerge una decina di anni dopo, quello di Just Transition, proprio per iniziare ad aggredire questa contraddizione, quindi entrare nel vivo della contraddizione lavoro-ambiente e dare una risposta, una soluzione che partiva proprio dal basso. Grandissima capacità del capitalismo è stata quella di riassorbire questo concetto e ancora una volta, come è successo con la questione climatica, sterilizzarlo a suon di gergo tecnico e di concetti e tecnicismi che l'hanno svuotato sia del suo potenziale trasformativo, ma l'hanno anche sradicato dalle sue origini, quindi hanno sottratto al movimento operaio un concetto che nasceva proprio lì. E questo credo sia un tema, diciamo, su cui riflettere, a cui abbiamo dedicato, diciamo, qualche pagina, qualche riflessione anche storica nel libro. E ancora una volta mi riaggancio a quello che dici, perché c'è una transizione ecologica dall'alto, no? Che, come vediamo, cerca di, come fa sempre il capitalismo, di sussumere, no? Di trarre, poi di cercare di assorbire le lotte, lo è stato per le battaglie sul welfare, nel lavoro, anche per la grande capacità che hanno sempre i movimenti di in qualche modo avanzare poi il piano dello sviluppo, sviluppo inteso ovviamente in termini molto, molto generali. C'è però una transizione ecologica dal basso, la transizione giusta lo accennavi, e c'è una transizione ecologica che appunto negli ultimi anni è stata, grazie al fatto che i movimenti sono stati capaci di intrecciare questa complessità, di intrecciare la questione climatico-ambientale con le lotte sociali, è stata poi in grado di produrre tanti avanzamenti in termini di discorso, in termini di pratiche, in termini di mobilitazione di massa. È chiaro che il riferimento è quello del 2019, no? Lo chiamate l'anno mirabilis, perché effettivamente è stato un anno dove c'è stata un'esplosione di massa della questione climatica nelle piazze. Questa cosa dobbiamo, a mio avviso, sempre tenerla bene a mente. Però ci sono state anche altre cose, no? Il movimento dei gilet gialli che citate nel libro era un movimento popolare, un movimento sociale, e uno slogan utilizzato da questo movimento ha fatto un po' da eco in tutta
in tutto il mondo, no? La fine del mondo e la fine del mese sono la stessa battaglia. Bene, secondo te quali possono essere anche da questo punto di vista le prospettive? Allora, appunto, questo anno, no, che citavi giustamente, questi esempi che hai fatto sono fondamentali, perché sono quelli attraverso cui torniamo a incontrare, a confrontarci con la transizione ecologica nella sua dimensione radicale e trasformativa. La transizione ecologica torna a vivere nelle piazze, torna ad essere un grido di battaglia e torna ad essere un dispositivo trasformativo radicale piuttosto che un dispositivo di gestione tecnica della crisi ecologica. E in questo processo sicuramente un ruolo fondamentale lo hanno avuto i movimenti climatici, perché senza dubbio si deve molto a loro il ritorno, no, al centro della sfera pubblica della questione della transizione ecologica, ma credo che la capacità di declinare questo tema in un piano che fosse radicale e di classe lo si debba tanto all'insorgere di movimenti che hanno costruito intorno al proprio malcontento una capacità di risposta. E quindi, no, mi riferisco ai Gilets Jaunes prima, quindi nel 2019, e poi successivamente GKN, Just Stop Oil e altre campagne che sono proprio nate intorno al nesso tra giustizia sociale e giustizia climatica, tra classe e questione ecologica. E queste risposte, insomma, il movimento dei Gilets Jaunes penso lo si conosca un po' tutti e tutte, quindi non approfondisco, però hanno avuto la forza di denunciare una questione al centro della politica climatica dominante, ovvero l'idea che debbano essere gli strati popolari, che come dicevamo prima hanno meno contribuito alla crisi climatica, a pagare il prezzo delle nuove politiche ambientali. L'abbiamo visto con la carbon tax, l'abbiamo visto qualche anno dopo con i licenziamenti che sono stati giustificati con la transizione ecologica. Una transizione che per lo più si è tradotta in chiusura degli impianti, licenziamenti di massa e delocalizzazione verso altri paesi dove gli standard sociali e ambientali sono ulteriormente degradati. Quindi non c'è, diciamo, effettivamente nessun processo di transizione reale, solo una ridefinizione del mercato e delle sue dinamiche. Con la loro mobilitazione i Gilets Jaunes hanno messo appunto in luce questa dinamica, questa contraddizione e una chiarissima volontà di non pagare per le politiche che hanno sino ad oggi favorito e arricchito i pochi. E a seguire questo esempio ne sono venuti altri, no? Li citavo prima. L'aspetto più interessante è che queste lotte, questi movimenti sono riusciti non solo, come diceva Antonio, a produrre un avanzamento sui discorsi, sulle pratiche, ma soprattutto, credo, la parte più interessante è stata quella di aprire uno spazio inedito di alleanze e di relazioni che non erano per niente scontate. Sappiamo bene come il tema ambiente-lavoro si sia storicamente cristallizzato dentro una dicotomia che è sembrata per tanti decenni insuperabile, no? Quasi innata. Cos'è, a nostro avviso, nella prospettiva che abbiamo un po' evidenziato io ed Emanuele, la transizione ecologica dal basso? Non è solo, diciamo, l'opposto della transizione ecologica dall'alto in termini teorici, ma è un approccio, un processo che si caratterizza per gli attori che mette al centro, e quindi i lavoratori, le lavoratrici, i territori e le comunità al centro di questa transizione, mette al centro processi democratici e inclusivi e soprattutto si pone degli obiettivi ben differenti che partono da una questione centrale che in qualche modo recupera la stagione e l'eredità dell'ecologia operaia, che anche in questo territorio ha avuto un suo capitolo di storia importante, ovvero il chiedersi cosa produrre, come produrre, per chi e perché. Questa domanda cambia completamente il modo in cui ci approcciamo alla transizione ecologica in qualsiasi settore. Non si tratta di mistificare un'industria o un'altra, si tratta di chiedersi cosa produciamo e per quale motivo. Per quale motivo produciamo più energia, a chi serve, a chi andrà a soddisfare. Il tema, no, di sostituire al paradigma del profitto e del soddisfacimento dei bisogni artificiali
Il paradigma del benessere e dei bisogni reali dell'utilità sociale è, a nostro avviso, l'elemento che caratterizza la transizione ecologica dal basso, che poi possiamo chiamare transizione, possiamo chiamare rivoluzione, possiamo trovare tanti termini su cui a volte si discute, però il tema centrale è l'obiettivo e il percorso che connota questo approccio. Grazie mille Paola, già introducevi quella che è la domanda che ti sto per fare, che è un po' un focus sull'Italia, che poi voi fate in due capitoli quando parlate del passaggio, no, dalle lotte contro il concetto di nocività, poi dopo a quella che è stata la capacità della battaglia di GKN di creare realmente una sorta di archetipo, possiamo dire, speriamo, sul nesso tra lavoro, ambiente, salute. L'Italia in realtà è un laboratorio, è stato un laboratorio per tantissimi anni, no? Tu facevi riferimento ad alcune esperienze in questo territorio molto interessanti, sicuramente la più famosa è quella delle battaglie al petrolchimico di Marghera, dopo per la prima volta, no? Esiste, possiamo individuare un'ecologia operaia o quantomeno una lotta operaia che si appropria di un linguaggio inedito. Facciamo riferimento ad esempio agli ultimi anni, quello che succede all'Ilva, no? La contestazione nel 2012 a Landini, all'epoca segretario della FIOM, sembra quasi riportarci, no, al 77, la cacciata di Lama, è ovviamente un'altra storia, però comunque individuiamo dei passaggi che sicuramente GKN ha approfondito. C'è un'altra questione a mio avviso sull'Italia, che è quella di un paese che comunque è ricchissimo di esperienze, storicamente ricchissimo di esperienze di comitati anche piccoli ambientali. Questi comitati ambientali hanno iniziato a fare un passaggio, no, negli ultimi anni. Io ricordo la marcia per il clima del 23 marzo del 2019, no, per la prima volta prova a fare questo ragionamento, no? Unire le battaglie locali con un concetto globale, c'era già la forza di Fridays. Ecco, secondo te che tipo di questo laboratorio, come può continuare, quali possono essere anche qua le prospettive? Ovviamente quando nomini e i movimenti territoriali sai che fai breccia con me, perché è effettivamente il tema su cui ho investito più tempo, più energia negli ultimi anni del mio lavoro di ricerca, e credo, diciamo senza in qualche modo disperdermi troppo su questo aspetto, che questo sia un fenomeno con il quale bisogna imparare a fare meglio i conti, proprio perché è forse l'unico fenomeno che mi sento di definire capillare in questo paese. Capillare perché riesce a intervenire non solo laddove c'è un tessuto urbano, politico e politicizzato, ma perché riesce a prendere vita e originare anche in quei territori più marginali di questo paese, dove non ci sono mai state esperienze politiche, dove non c'è un tessuto civico forte, eppure proprio da quelle aree sacrificate, da quelle aree marginali, riescono a mettere in moto dei processi di partecipazione, di trasformazione che sono molto interessanti e che, prendiamone atto, si riscontrano spesso con un limite, ovvero quello di esaurirsi con l'esaurirsi del principale oggetto della mobilitazione, che sia un'opera pubblica, che sia un altro tipo di infrastruttura, però spesso questo tema, la chiusura, no, di questa battaglia porta un po' all'esaurirsi di questi comitati, di queste esperienze. Quindi credo che ci sia la necessità e l'urgenza di costruire una politica del territorio e per il territorio che riesca a dare vita e slancio a queste realtà, a questi processi nel medio e lungo termine. Ci tengo a sottolineare un dato, perché poi noi conosciamo magari le esperienze a noi più vicine, Movimento No TAV, No Grandi Navi, No Muos o altri, ma se noi andiamo a fare un focus sull'Italia, credetemi che ci interfacciamo con migliaia di comitati di questo tipo. Quindi parliamo di uno dei pochi fenomeni di partecipazione che è così capillarmente diffuso nel paese. Allo stesso tempo i movimenti climatici, a mio avviso, hanno aggiunto un elemento fondamentale in questa prospettiva, perché
hanno rappresentato un'opportunità che era in grado di dare uno slancio vitale a queste lotte pur mantenendosi ancorate ai territori dove poi possiamo effettivamente essere spine nel fianco di questo sistema, perché poi nel territorio si materializzano anche certi interessi e lì si possono bloccare. Di sicuro la pandemia è stata a mio avviso un freno significativo in questo processo. Giustamente Antonio citava la marcia dei comitati del 23 marzo 2019, che ricordiamolo è avvenuta una settimana dopo l'8 marzo in una di meno, che è avvenuta qualche giorno dopo lo sciopero climatico. Quindi parliamo di due settimane in cui tutti questi processi stavano condensando, intrecciando, stavano maturando insieme. E la pandemia a mio avviso è stata un freno significativo. Io ricordo solo questo piccolo dato, ma il lockdown nazionale è arrivato a pochi giorni prima della terza assemblea nazionale di Friday for Future, e ricordiamoci dove eravamo rimasti a Block the Planet, cioè in due assemblee c'era stato un processo di radicalizzazione non solo nel senso delle pratiche ma proprio nell'analisi davvero molto forte, e si stava andando in una direzione a mio avviso di grandissima espansione di questo movimento. Di sicuro la pandemia è intervenuta in questo processo, ha segnato una battuta di arresto e per l'interpretazione che tendiamo a darne io e Emanuele c'è stata un'iniziale apertura, perché io almeno noi abbiamo interpretato alcuni segnali, alcune decisioni del governo come dei piccoli cenni di apertura, no? La scelta di intervenire nell'economia, di prendere delle decisioni, di calmierare dei prezzi, sicuramente non scelte così coraggiose ma indicative di una possibile inversione di tendenza, ma questa piccola fase si è velocemente chiusa lasciando invece spazio a un ciclo reazionario che invece sta facendo della guerra il suo elemento cardine. In tutto questo cos'è stata GKN? È stata per molti di noi una bussola che ci ha in qualche modo trainato fuori da quel vortice, da quel buio, non solo mostrando un grandissimo protagonismo della classe operaia che tornava dopo decenni in scena, mandando un segnale forte a un processo di continua rassegnazione che i lavoratori e le lavoratrici vivevano, non solo producendo un nuovo immaginario culturale, non dimentichiamoci che proprio da questo collettivo stanno nascendo spettacoli teatrali, un festival working class, se ne parlerà anche in questa occasione, quindi appunto c'è una dimensione della produzione culturale che inedita, a mio avviso, almeno negli ultimi anni, ma è stata capace di rivitalizzare la questione, le lotte climatiche, facendole calare finalmente veramente su un terreno di classe. E questo secondo me è stato uno degli spazi più interessanti questa lotta è riuscita a aprire dal 2021 in poi. Colgo l'occasione, una brevissima parentesi, solo per dire che questa lotta sta proseguendo, colgo un secondo l'occasione, e anche l'azionariato popolare che serve a supportare la riconversione ecologica dal basso di questo stabilimento, di questo progetto, sta proseguendo, quindi chiunque fosse poi interessato può trovare informazioni. Grazie mille Paola, e siamo qui, organizziamo questi momenti soprattutto per promuovere iniziative di lotta e una battaglia come quella di GKN, poi se ne parlerà ampiamente nella tavola rotonda di domenica. È assolutamente necessario che noi le supportiamo. E vado alle conclusioni del libro, perché dite delle cose secondo me molto interessanti. Voi date una prospettiva sullo sciopero, lo sciopero che è stato uno strumento importante. Prima facevi riferimento a Block the Planet. Effettivamente gli scioperi climatici avevano raggiunto un livello davvero altissimo, non solamente in Occidente, questa cosa è bene rimarcarla, ma anche in Tanzania, in Asia, era effettivamente diventato forse il primo vero movimento globale, perché nemmeno il movimento no global ha avuto quella capillarità, quella capacità di essere realmente globale oltre gli argini del cosiddetto primo mondo. Negli anni come movimenti ci siamo spesso interrogati su come in qualche modo ricostruire un'idea di sciopero oltre la dimensione del lavoro salariato, che ovviamente è una dimensione sempre importante, GKN lo dimostra, ma probabilmente
sono molti anni che non è la dimensione dal punto di vista produttivo e riproduttivo egemone. Basti pensare, non voglio farla lunga, no, alla precarietà proprio esistenziale dove siamo immersi tutte e tutti. Ricordo lo sciopero sociale, lo sciopero riproduttivo, ricordo 2010-2011 lo sciopero dei migranti in Italia, fu un bellissimo esperimento. Bene, su questi aspetti secondo te c'è la possibilità di intrecciare anche qua in una dinamica innovativa e realmente costituente di sciopero queste battaglie? Come appunto dicevi, abbiamo provato in chiusura a fare un cenno alla trasformazione dello sciopero e paradossalmente da quando abbiamo iniziato a ideare questo libro a quando l'abbiamo scritto ci siamo trovati di fronte ad un'ulteriore forma e trasformazione dell'orizzonte di senso dello sciopero e dello sciopero climatico. Quando iniziamo a pensarlo, quindi diciamo circa un anno fa, ovviamente ci mettiamo a confronto, no, con l'evoluzione dello sciopero, prima lo sciopero sociale che mette a tema la questione della precarietà delle sue varie forme di lavoro, poi lo sciopero transfemminista dalla produzione della riproduzione dei generi che mette in evidenza ulteriori forme per incidere e bloccare in modo strategico alcuni meccanismi produttivi e riproduttivi. E poi lo sciopero climatico, no? Che vede protagonista un'altra generazione con altre forme e con altre modalità, quindi non il blocco della produzione di per sé, ma diciamo l'interruzione della formazione della scuola che una generazione lotta propria, ovvero perché andare e continuare a formarci per un futuro che non avremo, che sarà catastrofico. Quindi questo è un po' il tema che muove la generazione di studenti e studentesse verso lo sciopero climatico. Mentre scriviamo le ultime pagine ci troviamo di fronte ad un'ulteriore forma di sciopero climatico, una forma che abbiamo scelto noi di nominare così, nel senso che non sono state le stesse protagoniste e protagonisti a nominarlo in questo modo, quindi è una nostra interpretazione che però risponde a un desiderio politico, quella di guardare a chi lavora come parte di questo sciopero, nel senso che quest'estate in moltissimi ambienti di lavoro, dai capannoni industriali del Torinese alle cucine del McDonald's di Bari, i lavoratori e lavoratrici hanno scelto di bloccare la produzione perché le temperature, le ondate di calore rendevano insostenibile continuare a lavorare, a produrre. È una forma di sciopero che oggettivamente non è l'esito di un lungo processo politico e teorico, quant'altro, è un processo che parte dalla materialità e per noi non c'è niente di più ecologista che partire dalla materialità, perché l'abbiamo detto all'inizio, l'ecologia è la materialità in cui siamo immersi, è il cosa respiriamo, il cosa beviamo, il cosa mangiamo, quindi niente per certi versi può considerarsi di più materiale della stessa ecologia. E questa presa diciamo di protagonismo dei lavoratori e delle lavoratrici per noi è stata veramente importante, perché a nostro avviso mostra appunto un possibile ampliamento dello sciopero climatico che entra per la prima volta davvero nel piano produttivo, quindi in qualche modo blocca la catena di riproduzione del valore e dà un nuovo slancio alla questione climatica, la radica nei luoghi di lavoro. Quindi abbiamo diciamo scelto, no, di chiudere con questo perché questo ci è sembrato veramente uno sciopero per la vita, difficile definirne uno più appropriato, nel senso che per sopravvivere le persone hanno preso tutti i rischi, compreso quello dei licenziamenti, e hanno lasciato il loro luogo di lavoro, e credo che sia sfida e compito dei movimenti sociali, dei movimenti climatici ed ecologisti abbracciare queste forme di lotta, riconoscere la loro legittimità per capire quale traiettoria si può costruire insieme. Grazie mille Paola, io ti faccio un'ultima domanda andando fuori tema, però ci tengo a fartela partendo dalle prime pagine di questo libro. Voi riconoscete ai movimenti, dite, l'ecologia politica intesa come settore, intersettore di studio, incontra poi i movimenti nelle fabbriche, nelle strade, nelle piazze, nelle montagne, quindi riconoscete
che questo libro in qualche modo è stato scritto come coautori e coautrici ai movimenti sociali, no? Citate tantissimi movimenti che avete intrecciato e incrociato, e qua mi viene una domanda che è una domanda a mio avviso molto attuale, su cui ci stiamo interrogando, no? Qual è la relazione tra l'intellettualità e quelli che sono i processi di lotta. Alcune settimane fa abbiamo ricordato e omaggiato Toni Negri su questo palco, in realtà eravamo sotto, ma poco importa. E in tutto un po' nei diversi interventi, no, si parlava di come si è trasformata questa figura, no? Questa figura in termini politici, l'intellettualità a servizio, comunque intrecciata in forma dialettica con i processi rivoluzionari. E tu tra l'altro sei stata coautrice, hai scritto i contributi di un libro che è uscito da poco, che si chiama L'Accademia e il Fuori, che pone in qualche modo questa domanda. Quindi mi perdoni il pubblico se usciamo fuori dal tema ecologico, è stato molto bello chiacchierare con te, però io ci tengo un po' a farti questa domanda perché credo sia un tema politicamente attuale anche nel momento in cui parliamo di movimenti climatici. Devo ammettere che questa domanda apre una serie sconfinata di riflessioni, perché essendo io sia una ricercatrice che una militante, questo tipo di domanda, di relazione l'ho interrogata tante volte, me la sono posta tante volte come militante, me la sono posta tante volte come ricercatrice, quindi, e molte volte in forma collettiva. Quindi diciamo la serie di riflessioni che potrebbero seguire sono tante, io sarò ovviamente breve per dire giusto alcune cose, forse anche un po' didascaliche e banali, però la prima è che nel partire questo libro, nell'iniziare con riconoscere il processo collettivo come ciò che ha dato vita e origine a queste riflessioni, cioè semplicemente la presa in atto, il riconoscimento del fatto che il sapere e la conoscenza è l'esito di un processo coevolutivo, costruttivo e collettivo. Quindi in generale il sapere non esiste in forma individualizzata, e questo era un primo riconoscimento che ci sembrava doveroso. E per questo motivo, no, abbiamo scelto, no, di partire riconoscendo questo libro come il frutto di un processo, di un cammino che ha visto accanto a noi davvero tantissime persone. E d'altra parte poi c'è la questione del ruolo dell'intellettuale, quindi che cosa fa l'intellettuale, come sta nelle dinamiche collettive, come può contribuire a queste. Io, diciamo, da frequentatrice dell'Accademia da qualche anno, sicuramente devo constatare che l'Accademia tende a svuotare il sapere del suo potenziale trasformativo, anzi, ancora una volta lo sterilizza, lo frammenta in tanti compiti, tante skills, in tante caselline che spesso lo svuotano del suo significato e lo appiattiscono. Ma siamo ancora in tanti e tante dentro l'università a pensare che il ruolo del sapere non sia il sapere di per sé, ma sia l'azione, e che quindi questo sapere cresce nel rapporto coevolutivo e soprattutto ha un significato quando ci serve a cambiare la realtà. Non voglio, diciamo, di disperdermi troppo in questo discorso, però appunto l'ultimo libro a cui facevi riferimento è un libro che è nato da tante ricercatrici e ricercatori, quasi tutti e tutte precarie, e che si sono poste, no, la questione del come rapportarsi e che ruolo avere dentro la società come persone che lavorano dentro l'università, dentro l'Accademia. E se c'è una questione che di sicuro sento come urgente è la sua collettivizzazione, non per un motivo ideologico, non perché per, diciamo, ragioni teoriche o astratte ritengo che collettivizzare sia l'unica soluzione, ma penso questo perché
è molto difficile uscire da alcuni ricatti in una dimensione individuale. E per farla molto breve, io posso sicuramente scegliere, se ho una certa etica e politica e visione, di rifiutare i fondi di Leonardo o di Eni per fare ricerca, ma Eni e Leonardo troveranno sicuramente un'altra persona nel grande bacino di precari che lo faranno. Quindi per disinnescare questo meccanismo serve un processo collettivo che sia in grado di intervenire su questo meccanismo. Scusate. Io ti ringrazio Paola, è stata davvero una chiacchierata molto interessante anche per la parte finale dove siamo un po' usciti e uscite fuori tema. E invito tutte le persone a comprare, leggiamolo questo libro, è un libro importante, lo potete trovare al banchetto di Sharebooks, leggiamolo perché non solamente prova a fare analisi, prova a fare un resoconto storico degli ultimi anni, ma perché è un libro che lo fa anche in termini di corricerca, quindi e in termini di prospettiva soprattutto, e credo che ne abbiamo estremamente bisogno in una fase delicata come questa, dove abbiamo una narrazione pubblica davvero becera, schiacciata sulla questione della guerra, ma in maniera davvero, davvero brutta. Faccio semplicemente l'esempio di quello che è successo sabato scorso a Vicenza, dove in centinaia abbiamo provato a bloccare il padiglione israeliano, e il giorno dopo sui giornali siamo trovati titoli dove siamo stati tacciati di antisemiti. Questo è un po' il livello della narrazione del dibattito pubblico, quindi abbiamo estremamente bisogno di arricchirci con strumenti che ci facciano crescere insieme. Questo è un po' il tema, credo, che emerga da questa bellissima discussione. Quindi io vi lascio mi hanno tolto il programma, comunque vi lascio alla presentazione del prossimo libro che avverrà tra una decina di minuti. Ringrazio ancora Paola, ringrazio chi ci ha ascoltato e invito davvero a comprare L'era della giustizia climatica. Grazie, buona continuazione. Grazie a tutti e a tutte.